So, good afternoon to everybody, and uh, welcome here for the beginning of this afternoon session of yeah. this international meeting. So, I'm Marco Morandotti of the Department of Civil Engineering and Architecture, and I'm really very pleased to leave the floor after a short presentation to these colleagues from the Uppsala University of Sweden, Henrik Lindbald and John Eriksson. Uh, henrik Lindbald is uh, Heritage Officer, Diocese of Lund, Church of Sweden, Council Member, Future for Religious Heritage, Treasurer ECOMOS Scientific Committee, ECOMOS Proerico. Actually, he's a PhD student at Department of, of Art History in Uppsala University, where he carries out academic activities. He works in important scientific networks for the protection of the cultural, religious heritage in the world. Thanks Henrik to be here. And Johan Eriksson is professor and director of the master program in digital art history, LMS coordinator and educational developer. His research focuses on early modern cultural transfer, history of collections, visual communication, digital art history and digital pedagogy. Ericsson is based in Uppsala, but also at Gotland, Rome, and Kyoto. Thanks, John, for being here, and I leave you the floor. Thank you very much, Marco. And I also want to thank Olympia for inviting us to this event. And it has been very um, uh, nice to listen to all your presentations and especially to the master, uh, to the, uh, master projects. Which I and Henrik think are, uh, are very impressive work uh, all students have done. Uh, so now we're going to talk about the uh, Caroli uh, Church as, um, uh, as a pilot study, uh, discussing questions about uh, seeing it as an obstacle or a catalyst for urban regeneration. And uh, Henrik will start. Thank you, uh, Johan, and uh, how do I... thank, thank you, Olympia, for inviting us here. I'm very happy to be here. Uh, uh, Let's try to. Uh -huh. How do we switch images? <laughs> Don't manage to switch the slide, or maybe with this one. Uh -huh. Okay, maybe you can uh, handle it. for <laughs> So this is uh, the purpose of our study. The, it's based on. Uh, it's an article actually in the SMPD Architettura, uh, the excellent journal that uh, Olympia is uh, the editor of. Um, so it's it's on a 19th century church building called Karoli Karoli Church, that is uh, set, situated very centrally in the city of Malmo in southern Sweden. And Johan will give some facts about Malmö later on. Uh, and we believe that this case is a very uh, informative example of the challenges an owner, which in this case, and that is quite rare in Sweden, is a private company of the church, could face when trying to develop a church that is protected by the Swedish heritage legislation, that is a very strong legislation uh, compared with many other countries. Um, so, what we also will discuss is the role of religious historic buildings and. I think it's the battery actually. Now it's a red light. I use this one instead. <laughs> that is okay. No problem. Uh, <clears throat> uh, so, the. Oh, take away this one. Um, so, the role of heritage values, values in planning sustainable urban planning uh, and development of decayed areas, and especially in cities, uh, and the possible significance for social well being and, and resilience of um, the society. So, we believe that heritage is having a very important role there in, the, in urban planning. So, next. Slide. Oh, no, it works. Uh, so, here are some basic facts on the Church of Sweden. You see the map of Sweden here, with, um, divided into our 13 dioceses. Uh, and the church was established, as you might know, as a Catholic church in the medieval times in the uh, 12th century. Uh, and then it was reformed into an evangelical Lutheran church. In fact, as a part of the state of Sweden in the 16th century. And it was separated from the state in the year 2000, only um, 22 years ago. Uh, so in uh, uh, 2021, the church had 5.6 million members. And that, that is a huge number. Uh, but that, that is uh, due to that it was a state church. Everyone basically was. Member of the church until the year 2000. Uh, but now it's 54% of the population. Uh, Sweden is having 10 million uh, citizens about today. Uh, but one big problem for the church is that uh, it loses about 70,000 members every year, and they pay a membership fee that is substantial. That means that the economy is decreasing every year also. Uh, and it owns the church owns or the parishes of the church owns 3,400 churches and nearly 3,000 of these are protected by the national heritage legislation uh, and until the year of 2021 i believe uh, 106 of these churches were disposed means sold or donated uh, because they were redundant, not in use anymore, so they, these could be owned by private companies, private citizens, or, or other organizations. Uh, so the, it's not that many, but we think that the, this will accelerate in the future. Uh, yeah. oh, so Uppsala, where you can see in the midst of Sweden, there is where the um, central office of the church is located. And the seat of the Archbishop of the Church of Sweden. And our case study is, uh, is on uh, the church in Malmö, which is in the very south of Sweden. So, let's see, then it's Johan. Thank you so uh, malmo is uh, the third biggest city in sweden. it's a former uh, industrial city and an uh, important seaport. Uh, and about 120,000 persons are um, born abroad. Uh, it's, it got a rather high unemployment, about 15%. and it has, it's only one parish consisting of 23 churches. And the church we are going to talk about today is in, you can see it, or you can hardly see it, in the middle of the, the picture. Uh, so it's, it's essentially located in old town Malmö. Uh, and now I'm going to um, present some uh, historical facts, and you might also call them some values of the church. Uh, and I start showing you this map from 1769, uh, where you can see the old town of Malmö. Uh, and the, uh, it's a central square. And then to the right of the square, you see St. Petri Church, which is the biggest church in Malmö. And then further right, so to so the northeast, is Caroli Church. And uh, uh, as Malmö is situated close to the Baltic Sea and to the uh, German northern germany so it was uh, originally uh, part or connected to the hanseatic league uh, and uh, had a large german community which supporting the building of the old st peter church and after the reformation uh, there were a great need for a new church, uh, and um, in medieval times, Malmo was part of Denmark. But uh, in the late um, or in the mid uh, 17th century, it became part of Sweden, and the German congregation uh, uh, called for help from uh, the King Charles, the the um, it says Charles the It should be Charles the Eleventh. And uh, he supported the church, the building of a church, uh, which was uh, consecrated in 1693. And this was a Gothic church in red brick, uh, quite similar to, to St. Pietri. And then the name Caroli is after the king uh, Carolus or, or Charles the Eleventh. And due to a very um, extreme growth of population in the 19th century, from about 4,000 persons to 60,000 persons in the late uh, 19th century, uh, the old church was considered to be too small uh, for the parish and it was demolished for a new church in 1879. So, the present church was built uh, in, in two years. It was inaugurated in 1880 and uh, uh, designed by the architect uh, Emil Victor Langlet. He was an important architect in the mid uh, 19th century in Sweden, and he especially recommended uh, the centrally planned church. Because he thought it was appropriate for the Protestant worship, where um, preaching is an important uh, part of the, the, the Mass. So he designed uh, 12 very similar churches in in different uh, places in Sweden. And this is one of them, uh, the Karoli Church. And I show you here two drawings, one in, in elevation of the, the church, uh, and uh, and the plan which follows the Greek cross and you can also see the some of the interior in, in the um, from the original plans from uh, eight, 1879 and um, you can see that he he designed the churches according to some kind of new medieval style um, combination of uh, uh, Romanesque and, and gothic uh, uh, elements uh, and here is an, a photograph of the architect uh, langlet and an early photograph of the church built in red brick uh, originally and uh, uh, which i think uh, partly refers to the older church in red brick and also to the hanseatic architecture the red brick is very important uh, all around the baltic sea uh, he, the architect Langlet, uh, had a background, uh, and he he had studied in both Rome and Paris, uh, and I am not sure if he passed Pavia on his way to Rome, but he was certainly inspired by churches as the Duomo di Pavia, with the central centrally planned churches which he, he advocated so, so much. And he was also trained by an architect called Axel Nyström, which was an architect from the, the, the previous generation, but a very important architect in Sweden. And he deliberately shows the, the centralized plan uh, based on his, his experiences in both from Paris and from Rome and Italy, and uh, also Inspired by Swedish forerunners, as for example, the architect Nicodemus Tessin, both father and son, Nicodemus Tessin, the, the older and, and the, the younger, and the architect Sundval. And I just to show you some images of architecture that inspired Langlet. So to the left is Kalmar uh, Church in southern Sweden, which is um, Designed by the architect Tessini in, in, uh, in the uh, mid uh, 17th century, mm -hmm. very much inspired by uh, 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 Rainaldi and uh, Fontana, the Roman architects. And to the right, you see a church in Stockholm called Hepsholmskirkan, uh, which is also recently. Uh, uh, an ex kiesa it's been the, uh, uh, consecrated, and uh, this church was built in the beginning of the 19th century, and uh, I believe this was an important uh, forerunner for the churches, the 12 churches that Langlet built in, in Sweden. And now we're going to see the an image of the. Uh, yeah, you can. Yes. I give this. <laughs> uh. Thank you, Johan. Uh, so, this is um, the last service, um, religious service performed in the, uh, oh, sorry, in the church, and that was in 2010. Uh, and that is the deconsecration service performed by the Bishop of Lund, actually. So, that is also the last time, pro probably when the church was full with people, and it was quite rare because it was made uh, redundant much earlier because the uh, Congregation, the old congregation or parish of Caroli was merged or combined with another congregation. So they had several churches and they didn't have any use for this one. Um, so uh, this is, uh, you can see when they have removed the cross from the altar and is carrying it away, and then the church was closed. Um, and it was Sold the same year to a private company. Uh, but even if it's uh, deconsecrated, it's still um, um, protected by the Historic Environment Act. Um, chapter 4 of that act is entirely on ecclesiastical heritage. Um, and according to this act, all Swedish churches built before 1940 and their inventories and burial places also are automatically protected by this act. Um, and that means all churches that belongs or belonged to the church of sweden. no churches of the so-called free dominations are protected in this way. and protected churches must be preserved and cared for to maintain their cultural historic values according to, to this um, chapter and any change needs a permission from the county administrative board which is a state regional authority um, so churches with new owners it could be private owners commercial owners are still protected in this way but they are not entitled any state funding so that means it's it's a very good, uh, bad economic solution to sell, to buy a church that is still protected because you cannot, you cannot receive the state grants that the church is uh, entitled to. Uh, and the owner, which is a private uh, a real estate company owning many properties in Malmö, also the nearby shopping center that is also called Karoli. Uh, so, their plan was to um, uh, remove most of all uh, um, religious symbols and religious inventories in the church. Uh, and they uh, made an impact analysis according to the law. So, they mean that planned measures would affect liturgical rather than historic values. And the desacralization of the church. Um, could uh, result in fundamental impact on historic values. Um, but the decision to desacralize and sell the church has made further use of these uh, ecclesiastical furnishings impossible, according to the owner. Um, so the aim of this company was to uh, reprogram the room for a new use, a secular use. That means they needed to get rid of all the uh, religious symbols in the church space. But the new use would at the same time bring the closed church and also the surrounding area, which is indeed rather neglected. It's in the midst of a, a rather big square, and the, this closed church is basically killing off the site. It's a very empty site by now. But this, uh, the new use would bring the church to life again and also finance the conservation and maintenance costs of the property in the future. Uh, so you can see the old plan with all the benches, the pews, the altar, altarpiece, and everything. And it's hard to see here, but the pulpit is there, of course. But in the new plan, which is uh, to your right, uh, all benches. Have been removed. Uh, the altar, altar and altarpiece is also gone, the pulpit. They have made a kitchen in the sacristy uh, behind the, uh, the former altarpiece. Uh, and also, there are tables and chairs you can see that are part of a cafe that is uh, located in the church, according to these plans. And it has by then um, been reprogrammed for new use. Uh, and they got permission from the uh, uh, regional authority, the county administrative board, uh, to make these measures. Uh, so the board uh, wanted to balance the owner's wish to adapt the building for secular and commercial use with preservation of cultural heritage values because they understood that they, they needed to find a new use for the church to make it survive in the future as a historic building. But, the National Heritage Board appealed uh, to the administrative court and they, uh, they argued that the, uh, the proposed measures would cause the loss of furnishings significant for the 19th century character of the church and therefore a reduction of cultural historic values that should not be allowed, was not acceptable according to the National Heritage Board. Uh, as they interpreted the Historic Environment Act. So they made another interpretation compared with the regional authority. But uh, it was appealed again and uh, it was taken to the higher administrative court, which actually agreed with the initial de decision, the first de decision by the um, regional authority. So they concluded that the um, appeal should be. Re rejected and the proposed plans could be performed to remove all the uh, religious uh, furnishings. but it took several years. Uh, during this process of six years after the closure of the church, uh, the caroli church was without use. it was closed. and as you can see uh, on the pictures here, it was uh, really in a state of decay. That was of course a process that had been uh, taken many years, but now it was uh, in a very bad condition. And it was also, uh, because in, in Malmö, there are many homeless people due to the unemployment. So you can see that some people do use the church for different reasons, but, uh, but at least the, the um, surrounding area of the church and in 2022, when Johan and I, you know, we were there in 2021 in the autumn and took some pictures. Uh, we were having a tour guided by the owner, the property manager. So this is what the church looks like now, the interior. So it's not renovated and they're waiting for finding a new commercial use to the church. Now they can perform the measures, but they don't, they don't really know what to do with the church. So, uh, this very long process from um, the closure of the church in 2010 to 2022, and nothing basically has happened with the church, how can this be explained? Well, you can see uh, two very prominent figures here in the history of uh, uh, restoration and on um, uh, heritage. So, it's uh, the uh, French architect, uh, Eugene Viollet Luduc. His portrait, his portrait is uh, actually on the uh, Cathedral of Notre Dame in Paris. Uh, and then uh, it's uh, John Ruskin, that was uh, a bit earlier, but uh, nearly contemporary uh, with Eugene villet duc the English art historian and philosopher John Ruskin. So uh, they, uh, in a way, symbolize different approaches that is. Um, different paradigms that uh, uh, andrea was talking about before uh, so the owner and the, in a way the county administration uh, they had uh, uh, argued based on the, the national cultural policy objectives that was adopted by the parliament in 2009 uh, which means that the cultural policy is to promote a dynamic cultural heritage that is preserved, that is very important, preserved, but also used and developed. So that is the, uh, the official cultural policy in Sweden. Uh, but the Heritage Conservation Act or, or Historic Environment Act, as it's called, is it called now, has not really been changed according to the new uh, policies. Uh, according to the act church buildings and church sites shall be cared for and maintained in such a way that their cultural historic value is not diminished and their appearance and character are not debased so if you um, interpret this in a very um, i would say rigid way then you cannot make any changes in a uh, building uh, protected by this legislation so the cultural policy which i believe is still a very modern contemporary policy is uh, influenced by many documents but also for instance by the faro convention uh, that also andrea was mentioning uh, which says that cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify independently of ownership, ownership as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge, and traditions. That means that this is a very dynamic definition of heritage. Uh, and according to this, uh, heritage is something that is in constant change and you need to allow, allow that change, also to make it uh, uh, be living and survive.. Uh, but our interpretation is that the Heritage Conservation Act is based on the, a much older discourse uh, that also could be called authorized heritage discourse, according to the uh, rather new field, Critical Heritage Studies. Uh, so, this is an uh, uh, extract from a very famous text by John Ruskin. Uh, and uh, within the red circle, you can see we have no right whatever to touch. The buildings of past time they are not ours they belong partly to those who built them and partly to all the generations of mankind who are to follow us so if you follow this very strictly then you, you the contemporary generation cannot do anything about an historic building or a heritage uh, and there are also of course this is the argument by uh, John Ruskin may be more uh, moral or, or uh, emotional, I would say, but there are also scientific arguments that you know very well. Here in Italy, theory of restoration by Cesare Brandi, uh, which he said that removal, although, although also the result of human actions and thus also part of history, in reality destroys the document uh, and does not document itself, it would thus lead to the negation and destruction of a historical process and would falsify evidence. Same here, if you uh, apply this very strictly, you cannot do any changes, basically. Uh, and it's also reflected in the Venice Charter in Article 3 the intention in conserving and restoring monuments is to safeguard them no less as works of art than as historical evidence. that means if you remove any evidence, then uh, the, uh, the uh, heritage is contaminated or, or in a way destroyed. Uh, but i was mentioning uh, uh, the french architect, uh, viollet leduc, before, and he said uh, in his um, uh, what is that called? Lexicon. <laughs> Dictionary. Dictionary of uh, architecture, uh, which is a really a massive uh, publication with many books. The best ways of all, the best of all ways of preserving a building is to find a use for it. And I believe he was, he was right there. Uh, and his example, we have seen this before also, that is Saint martin de Saint-Martin-des-Champs in Paris. Uh, so this monastery and this monastery church was transformed already in 1794, during the French Revolution, into a science museum, Musée des Arts et And you can also see the famous uh, pendulum of Foucault in the midst of the church here. So this is a very interesting example, which is still existing and you can visit the, this museum. Um, so, uh, and it's uh, in a way consistent, I think, with a contemporary approach to how you can use and reuse cultural heritage, uh, which we can call adaptive reuse. Uh, and it has been an increased recent uh, interest in studying heritage led sustainable development based on adaptive reuse of many cultural heritage sites. And or, according to the uh, European Union, the uh, very big um, substantial program, Horizon 2020, the Framework Program, uh, you can develop new models for cultural heritage policies aiming to integrate heritage in regional innovation strategies. That means that cultural heritage is a potential as a drive, driver for inclusive, sustainable and innovation-driven development. Uh, and in this program, cultural heritage is understood as a production factor. It's something that activate, activates uh, society and development with a focus on adapted reuse of historic buildings and places. So the keyword conservation here is often, not always, of course, but it it uh, often replaced by transmission instead so the, it is also you can also call this management of change instead of preservation um, so we have some final examples on how to um, use oh, how much time nope okay that is good <laughs> perfect thank you uh, so, Caroli Church as a societal resource, what can be done here? Well, there was an, a very interesting example performed um, three or four years ago by actually some master students at Malmo University. So they made the church into an indoor park for a month. That was their uh, final uh, project for their exam. Uh, so, with the help of volunteers. They kept the church open for a month. Uh, I think there were 18 volunteers. And they uh, installed uh, uh, furniture and also, actually, uh, green many plants and books. So they made a library and they had some um, relaxing music there. So the idea was that the uh, citizens. The public could use this as a non commercial free space, indoor space, or an indoor park for a month. I think it was a success. But after this, uh, the church was closed again and nothing has happened. So they borrowed the church from the private company, the, the uh, property manager. So their idea was, was to share the atmospherical heritage and potential of the church as a way to secure green space, public accessibility, and indoor non-commercial space. Uh, but they also noticed that it was quite hard to perform this project because there were no, uh, it was not according to legislation, there were no fundings for this. Uh, the municipality of Malmö was not that interested not the uh, and not the uh, county administration as well because they haven't heard about this example before so this was completely new to, to them but they managed to perform it with the help of volunteers then but no funding at all so this is the um, the recent plan by the uh, uh, company that owns the church uh, that is to uh, transform it maybe into a food, food market and a restaurant and bar. So, the uh, example this is not a church that you see, it's actually a food market in the nearby city close to Malmö. Uh, so, they want to integrate the church with a shopping center, and there is uh, actually a nearby, very large kitchen that is possible to use the restaurant in the church so they don't need to install a kitchen into this uh, uh, rather uh, um, well-protected building. Uh, so they want to integrate it with a shopping center and by that contribute to a positive development of a neglected city area and the church could then function as a catalyst a resource and a catalyst for a whole city area and the company want to create value for the public so it's not only for commercial purposes but they want to do something for the society as well and they have started a dialogue according to the owner these are all quotes by the owner when we made an interview so we will begin a dialogue with the county administration but it's very hard to predict what's possible they don't know what their decision will be in the future because they need to do more changes of course in the church now uh, if they uh, can use if they are uh, planning to use it as a food market and a restaurant we're in the hands of the uh, county administration and the mun municipality that also needs to give permission so uh, if you're trying to develop some kind of commercial uh, uh, venue in a protected church it's very hard and it's uh, really an economic risk to do this because you never know what the decision will be um, so that's the, um, what is happening now and hopefully uh, because we are having uh, an international conference in next year uh, performed by the uh, organized by the future for religious heritage and one of the study visits will be in this church or former church actually and hopefully there has, has happened something with it maybe it's possible to have lunch or dinner in it we don't know yet uh, so that will be in uh, uh, 21st and 22nd april next year so this is the conclusion cultural research from, from an obstacle to a catalyst for regeneration urban regeneration so we mean that the new cultural policy objectives must be reflected in legislation and in the other um, relevant regulations uh, and we need to implement the sustainable adapted reuse of redundant churches for sustainable management of cultural values in a circular, circular sustainable economy and the cultural heritage sector must integrate with this uh, sustainable development planning and circular economy so that means a shift of the mindset for many cultural heritage advocates and officers from protection to pro-action with a stronger focus on adaptive reuse instead of only preservation so we believe that this would facilitate the re regeneration of the pride areas for the benefit of local communities that can reconnect with this historic building and other stakeholders as heritage professionals that can find new roles as active facilitators in, in, instead of trying hindering this kind of development as active facilitators of heritage use urban regeneration and long-term sustainable heritage preservation so that can also mean uh, more employment uh, uh, possibilities for uh, heritage officers so uh, this is our presentation grazia thank you thank you very much for your attention Thanks a lot for your really interesting presentation. I personally speaking think that it stresses two really relevant topics. Of course, the first one is how kind of destination gives to abandoned churches. This is a relevant and huge topic all around Europe. Also in Italy, we have a huge number of these churches. And also obviously the topics stresses in a very effective way, in my opinion. the relevance of interaction among reuse, destination conservation, symbolic value that is really difficult to, I, I say, underline or set a balance between functions and impacts. And this is also and this is a personal uh, consideration, uh, what re research that I'm developing with my team is stressing about uh, sustainable and resilient adaptive reuse, Finding a kind of method that may help stakeholders in evaluating impact of new function in existing buildings. And moving and applying these to a church obviously moves higher the level of difficulties because you are engaged in different ways, rather than a castle, and historical building with symbolic values, that is much more difficult to quantitize and to have an evidence-based approach. So really. Thanks for this presentation. I don't want to take any more time, although I have a lot of questions, but I will not do, and I will take for the next time we meet. And I uh, ask here to come for the next presenter, if you agree. So thanks again for your presentation. And I call here uh, Massimiliano Valdinoci and e Nicola uh, Mancassola. Um, Prego. Intanto... No, in effetti, se, se volete togliervela però me la tolgo, che così che potete farlo senza violare un protocollo. Se la Okay. Esatto, c'è sempre questa regola. Eh, ne approfitto intanto per presentare i due prossimi oratori. Eh, Massimiliano Valdinoci dell'Accademia di Belle Arti di Verona, architetto laureato allo di Venezia, esercita attività professionale operando nel campo del restauro. Dal 1998 è membro della commissione di arte sacra della diocesi di Verona. Dal 2003 è titolare della cattedra di elementi di architettura e urbanistica all'Accademia di Belle Arti di Verona e dal 2006 ne coordina il corso di restauro. Progettista di importanti restauri riguardanti il patrimonio culturale e religioso in diverse regioni italiane, tra le ricerche e le pubblicazioni sulla progettazione dello spazio liturgico, ricordiamo antichi spazi per la nuova liturgia, le cattedrali del Triveneto del 2002, Casa di Dio del 2005. Costantino Ruggeri, l'architettura della chiesa 2006, le cattedrali dell'Emilia Romagna, storia, arte e liturgia del 2007. E Nicola Mancassola, dell'Università di Verona, eh, professore in metodologia della ricerca archeologica, coniuga l'aspetto interdisciplinare tra archeologia e storia medievale, approfondendo diversi aspetti della metodologia della ricerca, della storia degli insediamenti e della società rurale, oltre ad indagare il rapporto tra uomo e ambiente dal periodo tardo antico fino ai secoli centrali del Medioevo. Un interesse particolare è stato rivolto alla digitalizzazione e gestione informatica dei dati nei vari aspetti della ricerca archeologica. Ha svolto e coordinato ricerche territoriali nell'area della Lombardia occidentale, del Garda orientale, dell'Est Veronese. Nella pianura ravennate e di Reggio Emilia, e condotto e diretto scavi di castelli e chiese medievali, ad esempio Montelucio, Castel eh, Pizzigolo e Pieve di Toano. Attualmente sta procedendo con un ampio progetto di studio di archeologia ambientale sui cambiamenti climatici e sull'evoluzione del paesaggio in Italia settentrionale negli ultimi 2000 anni. Grazie per essere qui, e a voi la parola. Allora, grazie intanto a Olimpia Niglio che si è coinvolto in questa in queste due giornate di studio. Eh, io eh, cercherò di presentare i lavori che sono frutti di un eh, lungimirante programma che in anni recenti l'amministrazione comunale di Bardolino ha realizzato nell'ambito di un più generale piano di intervento teso a valorizzare le emergenze storico-culturali e monumentali del territorio e che è iniziato eh, una quindicina d'anni fa con il restauro di questa piccola chiesa che, tra il 2006 e il 2007 di cui non vi parlerò, ma che ha avuto esiti molto importanti anche dal punto di vista archeologico per una serie di ritrovamenti. Eh, prima di parlare dei lavori effettuati, mi sembra inevitabile, eh, ovviamente, un piccolo inquadramento storico, senza eh, dimenticare le riflessioni del già citato Andrea Longhi di stamattina, in cui parlava appunto che le cosiddette manomissioni in realtà rendono ancora più leggibile a volte un bene. Questa chiesa di San Severo, che vedete nelle sue forme romanicizzate, in realtà è stata, diciamo, lungamente manomessa, contiene uno dei cicli pittorici più, diciamo, integri della prima metà del secolo XII, forse una delle migliori approssimazioni sulla condizione figurativa e decorativa di una chiesa del Veneto continentale in periodo romanico. Eh, L'edificio Gerno è un impianto basilicale triabsidato eh, che però eh, ha avuto un'evoluzione tra il IX e il XII secolo, che qui vedete rappresentata sinteticamente. Una prima eh, chiesa, eh, diciamo, ad, ad aula unica, ad un unico abside, poi una eh, diciamo, creazione di un secondo eh, abside nella parte meridionale e di una seconda navata nella, nella parte meridionale, poi la configurazione che vedete attualmente con questa facciata anche obliqua e eh, il campanile che in realtà, eh, diciamo, Almeno il professor Borgiolo colloca tra la, la prima fase e l'ultima fase come costruzione. Poi eh, Nicola probabilmente attraverso eh, il racconto della eh, diciamo eh, degli scavi che sono stati fatti e promossi grazie poi a questi lavori potrà anche darvi alcune eh, diciamo delucidazioni in proposito. Dicevo che l'edificio odierno è, è, è diciamo, dovuto in parte a modifiche apportate durante i restauri effettuati tra 1927 e 1932. Questi lavori erano il punto di arrivo di un impegno di salvaguardia che un tale Carlo Cipolla nel 1884 aveva in qualche modo eh, messo in campo quando San Severo, ormai sconsacrata da tempo, veniva utilizzata come teatro per le marionette. Studioso intervenne bloccando degli adeguamenti strutturali che avrebbero distrutto gli affreschi, eh, a quanto si intende allora, anche parzialmente a vista dopo, dopo la caduta di intonaco eh, di età moderna, avviando poi delle indagini sulle origini della chiesa, eh, e eh, diciamo la situazione che, intorno al 1750, eh, si, eh, caratterizzava la chiesa, era quella di una. Eh, come dire, di un coro eh, diciamo, poligonale molto ampio che eh, eh, diciamo, eh, negli anni, nei primi anni del Novecento venne abbattuto per eh, diciamo, ritrovare il sedime eh, delle antiche absidi e ricreare, ovviamente in forma, come potete immaginare, artificiale, eh, ehm, la chiesa. Alla conservazione della navata centrale e degli affreschi, i restauri fecero corrispondere anche una ristrutturazione quasi integrale di tutto il settore orientale ed una revisione della parete nord. Ecco, queste sono alcune foto d'epoca che eh, raccontano questa ricostruzione in qualche modo di ciò che era stato eh, temporaneamente nel Settecento abbattuto. Eh, nella chiesa odierna, un rebus architettonico, eh, diciamo. Che qui è testimoniato anche dalle eh, diciamo, foto d'archivio eh, reperite nella soprintendenza, che eh, ci parlano anche di una situazione che forse potremo indagare ulteriormente, se ci sarà permesso, negli anni futuri, cioè la rimozione dell'attuale pavimento in cotto e eh, uno riapprofondimento di, di, di quello che è lo scavo di tutta la Chiesa. Eh, I eh, lavori che, eh, diciamo, eh, di cui mi sono occupato in questa ultima decade eh, hanno avuto tre fasi successive. Una prima fase è stata quella di un, dopo che per molto tempo il Comune si dibatteva in continue richieste di piccoli interventi che la superintendenza capiva anche molto male. Eh, è stato fatto un rilievo tra il 2008 e il 2009, un rilievo laser scanner con i fotopiani di tutte le superfici affrescate, che poi vedremo come si trovano oggi, eh, rilievo che ha permesso evidentemente di avere eh, misure e, eh, come dire, sia eh, bidimensionali che tridimensionali di questo edificio e di come si trovava, le condizioni in cui si trovava. In particolare, un, come vedete, una consistente umidità di risalita che riguardava... Eh, la zona absidale, eh, umidità di risalita che abbiamo risolto poi in, in, in un terzo stralcio. Eh, questa è la situazione della parete settentrionale, anch'essa tra l'altro interessata eh, a una serie di problematiche di umidità di risalita, ma soprattutto eh, ad un non pieno utilizzo di un devo dire intelligente eh, scavo effettuato dalla gazzola nel dopoguerra che aveva creato uno scannafosso che noi abbiamo semplicemente eh, riabilitato all'uso per cui eh, era stato pensato perché evidentemente eh, le elaborazioni fatte nel dopoguerra avevano creato problemi di infiltrazioni d'acqua. Il primo stralcio è stato eh, quello della eh, revisione integrale del manto di copertura che causava infiltrazioni d'acqua ancora visibili nelle controfacciate delle navate laterali, anche in funzione di successivi interventi di restauro che sono quelli che poi abbiamo operato nell'ultimo nell intervento. Eh, a causa di evidenti segni di percolatura, tra l'altro che eh, avvenivano dalla copertura, che pur essendo stata realizzata eh, nella, eh, nella seconda parte del eh, nel, nel dopoguerra, eh, Comportavano parecchie infiltrazioni, soprattutto eh, lungo le pareti. Come vedete, insomma, una situazione anche piuttosto frequente, insomma, su coperture di questo genere. E, eh, diciamo, durante le lavorazioni della copertura, il vecchio manto composto da una guaina catramata e da un letto di posa in calcestruzzo è stato sostituito con un pacchetto di una guaina eh, traspirante, soprattutto siamo riusciti a realizzare con un sistema abbastanza ormai diffuso una areazione della copertura della Chiesa perché questo era uno dei problemi che ci eravamo accorti creavano eh, notevoli eh, difficoltà all'interno della Chiesa dovuti anche allo scavo di cui parlerà dopo eh, Nicola. Questi interventi hanno ovviamente comportato alcune eh, operazioni relativamente sia alla sistemazione dei canali di Gronda, la riposiz il riposizionamento dei coppi eh, salvo quelli erotti che però sono stati utilizzati nella parte inferiore eh, cercando quindi in qualche modo di salvaguardare anche dal punto di vista eh, de del conservativo le, le eh, tegole che avevamo, eh, i coppi che avevamo trovato e poi un intervento un po' più delicato che ha riguardato invece la sistemazione con delle barre filettate di una delle capriate che era interessata a dei eh, cedimenti. Ovviamente eh, accanto a questi sono stati fatti degli interventi sul campanile, un campanile che ha una cella campanaria rifatta nel Settecento, e eh, campanile che tra l'altro eh, è stato anche interessato poi a una verifica strutturale. Eh, che eh, è ancora in corso con dei sensori eh, che eh, ci dovrà dare delle risposte anche per interventi eh, successivi. Abbiamo chiuso le buche pontaie per evitare l'assalto dei piccioni che come sapete sono eh, molto familiari in questi casi. Il secondo stralcio, chiamo secondo stralcio quello che è stato l'ultimo stralcio realizzato tra il 2013 e il 2018. Ha riguardato invece, eh, lo chiamo secondo stato perché probabilmente ce ne sarà uno successivo. Insomma, qui eh, abbiamo aperto alcune prospettive. È stato il riordino degli affreschi della navata centrale, delle navate laterali e dei due affreschi esterni della lunetta del protiro, e poi interventi sugli intonaci dell'abside, delle navate laterali e della controfacciata, nonché la sistemazione dello scannafosso di cui parlavo prima. L'interno della chiesa si trovava in questa eh, diciamo, situazione, già qui vedete eh, l'intervento di risanamento eh, degli intonaci eh, dell'abside, mentre per quanto riguarda la navata settentrionale eh, sono stati restaurati e consolidati gli affreschi che vi si trovano senza riproporre, eh, lasciando a vista la muratura. Mentre nella lavata laterale di destra invece la muratura era interessata a parecchie manomissioni eh, avvenute nel tempo e quindi abbiamo mantenuto una, un intonaco neutro. Eh, questi sono i due registri di cui poi vi parlerò brevemente. Mentre eh, questi sono eh, diciamo, dei riquadri eh, votivi che si trovano nella lavata laterale sinistra. Il primo. Alla fine del, del, eh, della navata laterale sinistra, una piccola absidiola più piccola come dimensioni di quella di destra, abbiamo rinvenuto un affresco eh, diciamo, di questo angelo. Eh, che eh, almeno gli storici dell'arte eh, locali eh, attribuiscono più al IX secolo, perché ha forme bizantineggianti, ma qui c'è un professore di storia dell'arte medievale che può contraddirmi. Sicuramente un ritrovamento di grande qualità che è stato accompagnato da altri ritrovamenti, eh, sempre nel riordino che eh, interessava evidentemente gli affreschi, eh, delle navate principali, che sono quelli che vedete qui nella absidiola eh, laterale e che probabilmente interessano anche una parte dell'abside nascosta dai tre gradini impropriamente collocati per mettere una. Eh, diciamo eh, una statuetta votiva dedicata a San Severo. Degli affreschi, che invece un velario nella navata di destra e una porzione di affreschi eh, di eh, XI secolo che si trovano invece nella parte superiore eh, eh, della cripta, eh, che probabilmente, insomma, sono quelli che. Eh, ci diranno qualcosa anche riguardo alla cripta e un più tardo affresco eh, dedicato a San Zeno sulla eh, porzione di destra dell'abside centrale. Altri ritrovamenti, sempre effettuati durante questo riordino, sono stati eh, quelli di questi volti e di questo piede, probabilmente di un, di un fraticello, che si trovano nella navata laterale destra. All'esterno abbiamo parzialmente recuperato quello che restava di questo affresco votivo di una Madonna con Bambino, e eh, mh, al di sotto del Protiro eh, Pensile, invece, un affresco settecentesco eh, dello stesso autore Zeni che si trova anche nella piccola chiesa di San Pietro che avete visto prima. Eh, questo, invece, è stato uno degli interventi più bassamente direte, da muratori, che però ha risolto molti problemi. Allora, Gazzola, che io come dire, considero davvero una, eh, come dire, una delle persone più, eh, eh, dal punto di vista culturale, più grandiose, poi lo vedrete nel, nel racconto di, di Nicola Mancassola, aveva pensato ad un eh, scannafosso, come lo chiamiamo noi, insomma, che percorresse la zona absidale e il lato settentrionale della chiesa, per evitare che l'acqua eh, continuasse a colpire e permeasse poi gli intonaci della navata laterale. Eh, noi non abbiamo fatto altro che eh, ripulire, intubare la raccolta delle acque piovane che eh, ovviamente creavano problemi, ma soprattutto eh, creare una distanza eh, tra eh, questo prato che inclinato caratterizza il lato settentrionale della chiesa e che costantemente portava acqua piovana lungo tutta questa parete e da questo punto di vista lo abbiamo risolto. Ultimi lavori effettuati sono stati ovviamente il restauro puntuale eh, con ovviamente la sostituzione dei vetri di plastica con vetri eh, diciamo eh, come quelli che vedete, di tutte le monofore che eh, i vari interventi avevano tentato di ricostruire, compreso anche poi alcune operazioni, scusate Compreso alcune operazioni di cuci e scucci che hanno caratterizzato in particolare due monofore eh, interessate a delle, eh, ad un quadro fissurativo un po' preoccupante. Eh, scorro velocemente: questa è invece la situazione che ci siamo trovati a, 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 ad affrontare in questa fase, e cioè eh, una sorta di eh, modificazione climatica. Della, della, della chiesa, causata da, un, da una realizzazione di un parcheggio eh, multipiano eh, nel centro di Bardolino, alle spalle della chiesa, che ha cambiato proprio eh, il livello della, della falda e quindi che ha portato non pochi problemi, compresi questi che, che vedete. Eh, il ciclo dei affreschi della navata, io ve lo presento ma brevemente, eh, ormai conosciuto, nella parete meridionale. Eh, su due registri ci sono scene evangeliche e scene dell'Apocalisse che sono eh, piuttosto interessanti e che ho cercato. Chiedo scusa perché probabilmente. Ok, È perché eh, ho suonato troppo velocemente. Credo di avere sforato. No, quasi, no, ancora cinque minuti. minuti. I cinque minuti che mi restano per far vedere questo capolavoro. Eh, diciamo, gli studiosi parlano di due maestri e questo si vede in inequivocabilmente, questo è il maestro a mio avviso più raffinato nella navata di destra, che ha eh, realizzato questo ciclo di affreschi su due registri, eh, scene della Natività e dell'Apocalisse di San Giovanni, ovviamente eh, scene che eh, in qualche modo eh, sono raccontate in maniera molto più solenne. Eh, del maestro che ha lavorato probabilmente in epoca coeva nella parete invece eh, settentrionale. Questa è una delle immagini che mi sono più care perché eh, noi ci siamo limitati ad un intervento di riordino eh, del, dei restauri che nel 1981 Torino non far male, insomma celebrato restauratore, aveva effettuato però utilizzando, come era di moda a quell'epoca, molto paraloide, quindi abbiamo, avevamo molte colature da pulire e soprattutto eh, una eh, spolveratura, e non, non ci siamo dovuti eh, impegnare in nessuna eh, attività di ritocco pittorico. Ecco. Quindi questo la dice anche lunga sulla, sulla qualità comunque del suo intervento, che aveva evidentemente alcune connotazioni dell'epoca, probabilmente anche accentuate da quelle colature d'acqua di cui parlavo prima. Questo è, insomma, per me l'antesignano del cubismo di Picasso, lo trovo veramente straordinario, questi sono i 24 vegliardi, insomma. E qui poi c'è questo drago eh, rossastro. Io ho voluto fare una piccola campagna fotografica, una delle poche cose che un direttore dei lavori si può permettere nel quadro economico di estrapolare. Ho salvaguardato un po' di risorse, perché non viene mai fatto, per fotografare lo stato delle cose, perché non so se potremo fare ulteriori interventi di illuminazione e di riordino della, 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 della Chiesa, di cui eventualmente, se c'è tempo, potremo parlare dopo. Qui mi limito soltanto a farvi vedere queste... Eh, insomma, questi affreschi straordinari, e eh, nella navata di destra, questi siamo ancora nella navata di destra, e poi quelli della navata di sinistra invece che sono le storie della vera croce, il sogno di Costantino, molto più eh, manomessi, probabilmente anche da interventi non eh, da attribuire a non far male, ma interventi su cui non far male aveva potuto fare poco. E qui abbiamo trovato cose insomma, e forse anche l'autore sicuramente diverso da quello della navata eh, di destra eh, ci, ci parlano insomma, di una qualità eh, dal punto di vista della mano molto diversa. E qui mi fermerei eh, su questa frase del Gazzola che ha eh, in qualche modo accompagnato le nostre... Chiedo scusa, non vedo la freccetta. E lascio la parola a Nicola. Prego, e come abbiamo potuto vedere. Eh, un elemento caratteristico di, eh, di questa chiesa, della Chiesa di, di San Severo, è la presenza di, di questa cripta che eh, caratterizza poi in maniera peculiare eh, la fisionomia di questo edificio, edificio religioso. E la cripta non giunge così sino ai giorni nostri. Eh, vedremo poi che già in età tardo medievale e rinascimentale, se n'era persa a memoria ed era stata completamente interrata ed è funzionalizzata. Viene riscoperta. Agli inizi del Novecento, del da, da Carlo Cipolla, che contestualmente all'intervento che fa per la salvaguardia della Chiesa e degli affreschi che ha già descritto Massimiliano, eh, comincia a fare dei primi sondaggi archeologici nella zona absidale e eh, scopri i resti di, eh, di questa cripta. Siamo in quel periodo particolare eh, di quel quella che Cristina Larocca ha chiamato come il mancato esordio dell'archeologia medievale, dove ci sono tutta questa serie di interventi volti alla riscoperta di eh, edifici medievali. Il Cipolla, voi lo vedrete da, dalle immagini, fa delle piccole trincee e arriva sostanzialmente fino al, pavimento, al primo pavimento della cripta, fino sullo sterile. Non sappiamo cosa succede tra l'inizio del Novecento e il 1927 quando riniziano eh, nuovi lavori di, di restauro della, della chiesa e eh, dalle foto che eh, sono state rintracciate da, da Massimiliano, eh, noi troviamo tra il 27 e il 32 la cripta completamente svuotata. Quindi in quel periodo o in quel periodo o prima viene completamente svuotata. Non abbiamo trovato nessuna documentazione di questo intervento, per cui non sappiamo che caratteristiche avesse questo deposito e quindi c'è impossibile poi ricostruire eh, una parte consistente eh, di evoluzione di questa cripta nei secoli pieno e, e basso, basso medievali. Eh, la cripta, eh, ci penso. e questo è come appare nel, tra gli anni 20 e gli anni 30, eh, la cripta eh, svuotata che è molto simile poi come l'abbiamo trovata ai giorni, ai giorni nostri. E nel 1942, tra il 42 e il 44, eh, la chiesa è oggetto di importanti interventi di Gazzola che, oltre a sistemare eh, gli apparati murari e eh, fare il drenaggio esterno, come abbiamo poc'anzi visto, eh, si pone l'obiettivo di ricostruire in stile eh, romanico la cripta. C'è un progetto che eh, abbiamo trovato poi all'archivio centrale di Roma eh, di, questi, di questi rilievi, ma fortunatamente non ottiene i fondi necessari e quindi il progetto rimane, rimane abortito. Questa chiesa eh, è una chiesa che, dal punto di vista archeologico, ha attirato l'interesse di vari studiosi, eh, tra questi anche il professor Gian Pietro Brogiolo. Che, all'interno di quelle vaste ricerche che ha fatto sull'area Gardesana, eh, ha studiato, tramite una tesi di laurea di Stefania Merlo, le architetture, quindi gli elevati, e ha ricostruito quelle tre fasi eh, che poi eh, abbiamo già visto in, in precedenza mentre Monica Ibsen si è occupata dello studio degli, degli arredi liturgici che sono ancora conservati. Alla fine di questo processo, nel, nel 2000, tra il 2019 e il 2020, si inseriscono però le vere e proprie ricerche archeologiche fatte in maniera scientifica da parte dell'Università di Verona, sotto la direzione scientifica del professor Fabio Saggioro e coordinate sul campo da sottoscritto la dottoressa Elisa Lerco. Gli obiettivi erano molteplici. Innanzitutto era capire quanto questa cripta che noi vedevamo fosse, rispecchiasse la struttura medievale e quanto invece fosse oggetto di rimaneggiamenti dovuti a questi restauri, perché il dubbio di questo manufatto era che potesse essere in parte più o meno elevata, stato manomesso e, e quindi compromesso da questi interventi di restauro. Prima della chiesa eh, di San Severo, cosa sappiamo? Sappiamo che... Questa è l'area della Chiesa di San Severo, da questa foto satellitare obliqua. In questa zona, la sovrintendenza archeologica ha scavato i resti di una villa romana che eh, si estendeva, vedete il puntatore, si estendeva anche più, eh, più a est, non sappiamo quanto. Attualmente, però, lo scavo della, della cripta non ha eh, permesso di determinare una continuità fisica tra la villa romana e la chiesa. La chiesa si imposta direttamente, quantomeno la cripta, eh, su, eh, sullo sterile. Quindi non c'è questo rapporto diretto. Però come vedete è molto vicina, quindi eh, sarebbe importante se eh, mai partiranno questi lavori di sistemazione del pavimento e anche contestualmente uno scavo archeologico all'interno verificare se eh, può esserci un rapporto. Anche perché la prima chiesa che noi andiamo a documentare risale all'età carolingia, ma non è detto che fosse il primo edificio, potrebbe esserci stato un altro, più arretrato verso occidente, più piccolo, magari di età eh, alto medievale, quindi insomma ancora molti quesiti rimangono, rimangono aperti. E venendo invece poi all'oggetto specifico quindi di, di questa cripta, eh, dallo scavo della cripta, innanzitutto abbiamo potuto appurare che eh, la cripta, o quantomeno una parte della cripta, in origine era eh, la parte orientale di questa chiesa, di una chiesa eh, di età carolingia, di cui si conservano questi perimetrali. Questi perimetrali quindi delimitavano un primo edificio, edificio di culto. Que si riferiscono a questa fase di età carolingia eh, una serie di sei pilastrini che poi vennero reimpiegati eh, con funzioni diverse all'interno della, della cripta. Si tratta di pilastrini con questi motivi ad, ad intreccio altomedievali. Che Monica Ibsen colloca eh, nel, nono, nel nono secolo, quindi in piena età carolingia insomma, una carrellata di questi eh, sei pilastrini che facevano parte quindi del recinto presbiteriale della prima chiesa di età, di età carolingia. Oltre ai pilastrini sono stati rinvenuti durante i restauri degli inizi del Novecento anche eh, due lastre, un'intera lata frammentaria del recinto presbiteriale di cui questa è una foto d'archivio di una di queste, di queste lastre dove si possono in parte vedere gli stessi motivi, motivi geometrici. Monica Ibsen quindi pensa a un recinto presbiteriale formato da sette o sei pilastrini se ne conservano attualmente sei e da quattro o sei lastre presbiteriali che delimitavano poi il, il, il recinto. Sempre in fase con questa struttura, con questa chiesa di età carolingia, è questo frammento di affresco, probabilmente la parte bassa di, eh, di un velario, eh, che è insieme a un altro lacerto che avete visto in precedenza, sono le uniche tracce dell'apparato dell figurativo, dell'apparato degli affreschi che caratterizzavano eh, questa parte della chiesa di, della chiesa di, nono, di nono secolo. In un periodo che gli scavi archeologici non ci permettono di definire meglio tra X e XI secolo, ma a sensazione siamo più nell'Indicesimo secolo che, eh, che nel X secolo, eh, la chiesa di età carolingia venne eh, completamente smantellata. Eh, San Severo venne ricostruita su dimensioni più ampie, è la fase 2 che avete visto in precedenza dalle slide di, di Massimiliano, e, eh, e venne creata in questa fase una cripta. La cripta eh, venne creata sfruttando i perimetrali, come ho detto, i perimetrali del Catino absidale, in parte orientali e in parte quello, quello meridionale della, della vecchia chiesa, si demolirono i piani della chiesa carolingia per arrivare fino alle fondamenta. Quindi noi abbiamo visto che la cripta è priva di fondamenta perché proprio è la stessa chiesa alto medievale che viene inglobata e trasformata in cripta, insomma è un processo abbastanza diffuso in, quando si vanno a creare cripte in su pre, preesistenze, e in questo processo. Eh, quindi, questi vedete, sono i perimetrali precedenti della chiesa Carolingia che vengono poi integrati da tutta un'altra serie di strutture a creare questa cripta a camera semplice che ha due accessi laterali. Uno è questo, e questo è il perimetrale che delimita l'accesso settentrionale, quest'altro lo dovete immaginare. Integro e qui abbiamo un altro corridoio sul lato, sul lato meridionale. Da questa eh, modellizzazione 3D si eh, capisce meglio la struttura di, di questa cripta a camera semplice, dove qui abbiamo il primo ingresso e qui un secondo ingresso. Questo è il frammento di velario dell'affresco alto medievale, eh, che, eh, notate, è coperto dall'imposta di quella che poi saranno le volte del, che sorreggono questa, questa cripta. Eh, un aspetto particolare è la presenza di murature con spessore diverso tra di loro, quindi questa molto più sottile, questa arriva fino ad un metro eh, e mezzo. Purtroppo questa muratura, come vedremo successivamente, era integra fino agli anni 40, agli anni 50, e venne demolita in parte da, da Gazzola, e, per cui rimangono delle questioni aperte. Quello che noi abbiamo potuto constatare è che su questa muratura ci sono le impronte che notate bene qui sulla, sulla Malta, di quei motivi geometrici che derivano dalle delle lastre presbiteriali che vengono murate all'interno di, di questa muratura. Vengono messe in verticale, appoggiate sul lato lungo e non è da escludere che lo spessore così grande della muratura sia perché qui era ricavata una nicchia. Eh, da tutta una serie di documentazioni di cantiere degli anni 40 eh, sappiamo che questa muratura viene smantellata. E assieme a questa muratura si dice che si smantellano anche delle tombe e, e questa muratura. Quindi non è escludere che questa nicchia ad un certo punto avesse avuto una funzione funeraria, ma non sappiamo in origine se aveva una funzione cultuale piuttosto che altro tipo di funzione. Qui si nota anche l'imposta di un piccolo arco che partiva a parallelo, potrebbe essere anche un arco solio, non lo so. Diventa comunque molto difficile perché, come vedete, è davvero un piccolo frammento conservato e le notizie sono davvero, davvero frammentarie. La cripta, eh, la volta della cripta era sorretta da questa colonna di eh, reimpiego di età romana, una colonna quindi in marmo di, di Verona, che eh, al momento in cui venne scoperta aveva anche un capitello di reimpiego sulla sua sommità. Poi invece attualmente è stata incavata come acqua santiera, ma quindi è un intervento, un intervento successivo. Quindi avevamo questo ambiente eh, sorretto da questo, da questo pilastro che andava poi ad appoggiarsi su eh, sei archetti. Che delimitati poi dai pilastrini di reimpiego del recinto presbiteriale che andavano a delimitare poi eh, la parte eh, del catino eh, absidale della, della cripta. È stata rinvenuta un'altra base di una piccola colonna, che potrebbe essere di supporto alla colonna principale, ma anche eh, in alternativa la base di, eh, di un altare o di comunque una struttura, eh, è posizionata qui, potrebbe essere quindi un appoggio rispetto alla volta principale o la base di un altare in fase sempre con, eh, con questo primo impianto questa altra semicolonna, eh, sempre dello stesso tipo della precedente, che viene posta subito eh, a est della principale e ipotizziamo che servisse come base di appoggio per eh, qualche struttura, un altro altare o un catino, insomma, un altro elemento legato a pratiche culturali. Quello che... Eh, Vedete qui, e che poi vedremo in un'altra slide, è il, sostanzialmente eh, il pavimento originale di questa cripta altomedievale, scusate, eh, questa cripta di X-XI secolo, eh, che viene creato su un vespaio che recupera ciotoli eh, pluviali, ma che eh, al suo interno vede il rimpiego di numerosi elementi. Eh, D'arredo eh, scultore che vengono rotti e rimpiegati all'interno di questo vespaio. È un vespaio, quindi che ha funzione drenante per la risalita del, delle acque. E nel vespaio, noi abbiamo tolto, qui c'era il pavimento che abbiamo tolto solo a campione in questo punto, eh, notate il rimpiego di questi elementi d'arredo liturgico che essenzialmente hanno gli stessi motivi geometrici che vengono poi ripresi nelle lastre e nei, e nei pilastrini. Qui un frammento circolare, forse di una colonnina in marmo, quindi beh, sono tutti elementi della Chiesa Carolingia che non si ritengono più funzionali e vengono riempiegati in questo vespaio, in questa massicciata di allettamento del piano della Chiesa, questo era come appare il piano della Chiesa, tutti questi tagli sono le trincee che probabilmente fa Cipolla o successivamente tra gli anni eh, 20 e 30 e che si fermano perché sotto il vespaio c'è subito il terreno naturale quindi arrivano alla fine del deposito e non ritengono più necessario eh, proseguire oltre quegli scavi archeologici. Noi qui abbiamo trovato tutti i materiali del Novecento, qui monete di Vittorio Emanuele piuttosto che Fil di Faro, quindi proprio veramente materiali eh, recenti. Un aspetto particolare di, eh, di questa chiesa, che si vede bene da qui, è la presenza di, una canale, di un sistema di deflusso delle acque, quindi di cui parzialmente era formato da una canaletta o aperta, o comunque con una copertura removibile. È una canaletta che viene fatta in fase con il pavimento in Malta, conosce la presenza di queste due colonne perché ci gira proprio attorno ed è fatta armonicamente in fase, quindi, con sia il vespaio che il pavimento di, di Malta, per cui non è rottura, noi la percepiamo come uno, un elemento funzionale alla prima, prima cripta. Qui si vede bene come giri proprio per evitare. Le due, le due colonne. È realizzata con cura, prendendo delle lastre di pietra ben sagomate, in caso anche dei laterizi romani di riempiego. Ha un fondo eh, di malta tenace e, come detto, eh, noi l'abbiamo trovata riempita di calcinaci, di intonaco. Non aveva una copertura, quindi o è stata rimossa, e, e comunque poteva essere una copertura eh, removibile. La seconda parte della canaletta invece cambia: qui ci sono due pietre messe a creare un imbuto rovesciato. E la canaletta poi si sviluppa con questo andamento, diventa leggermente più larga ed è fatta con minor cura, è delimitata da, dagli stessi ciotoli della massicciata e lo stesso fondo è creato dalla massicciata. Era coperta da queste lastre di eh, pietra rossa eh, della Lessinia che probabilmente erano il pavimento originario della chiesa di età carolingia, che viene riempiegato sia come copertura di questa canaletta, ma lo ritroviamo anche nella tessitura murarie eh, delle fasi successive alla chiesa carolingia, e eh, usciva, quindi passava al di fuori del perimetrale della chiesa, quindi scaricava esternamente eh, alla chiesa. E questa è la canaletta eh, svuotata, passante poi esternamente al perimetrale. Che funzioni aveva questa, questa canaletta? Eh, noi crediamo che non servisse per il drenaggio delle acque, ma avesse una precisa funzione culturale, quindi di smaltimento di, eh, di tutto quello che erano eh, gli oli sacri, tutti, tutte, tutto quello che veniva usato durante le funzioni, quindi una sorta di, di sacrarium. Eh, e quindi la leghiamo a questi aspetti culturali, poi oltre non, non ci spingiamo nel, nell'interpretazione. Brevemente, perché vedo che il tempo si sta esaurendo, eh, tra XI e XII secolo quali sono le sorti di questa cripta? È il momento in cui la chiesa cambia le sue forme, diventa da due navate, diventa a tre navate, e viene creato quell'importante ciclo di affreschi che eh, avete già visto in, in precedenza. Eh, la chiesa, la cripta, mantiene le sue funzioni, e tutto sommato i cambiamenti sono davvero limitati abbiamo trovato sostanzialmente il rifacimento di parte della scalinata di accesso e del perimetrale settentrionale. Ma nella sua struttura, la cripta, che quindi nasce nella seconda fase di vita della chiesa, transita invariata eh, anche nella fase prettamente, prettamente romanica. È chiaro che eh, sarebbe interessante capire cosa era conservato all'interno di questa cripta, quali erano i culti e come si legano anche al ciclo di affreschi, perché insomma è un ciclo particolare, abbiamo scene della Natività. Scena dell'Apocalisse e poi tutti i brani dell'Invenzio della Croce, insomma, sono stati poi interpretati in vari modi, chi li lega alle crociate, chi li lega a possibili forme anche eh, a Catari, ad, quindi tutto un tema aperto che però eh, resta tutto da approfondire, tutto da, eh, da verificare. In età eh, tardo-medievale probabilmente la cripta eh, viene defunzionalizzata. Noi sappiamo che eh, nel 1500... Non è, più, eh, non, è più, non è più memoria. Le visite pastorali non parlano mai della presenza di una cripta. Sono visite pastorali numerose, piuttosto dettagliate, per cui non abbiamo dubbi che se ci fosse stata, fosse stata menzionata. E probabilmente quindi venne interrata. E ma la zona presbiteriale dovette rimanere rialzata, quindi in parte emergere. Eh, perché? Perché nel 1667 il vescovo Pisani II dice di abbassare l'area presbiteriale. Quindi, ed è in quel momento che probabilmente viene eh, decapata eh, la volta, eh, mentre eh, poi altri cambiamenti dovessero interessarono la cripta probabilmente attorno al 1750, quando si demolì l'abside semicircolare e si creò quell'abside poligonale che avete visto nella cartografia storica che meglio si confeceva alle nuove esigenze del, del coro. Eh, chiudo con, eh, con questa immagine che è eh, il rilievo dello stato di fatto che trova Gazzola nel momento stesso che deve fare i restauri, mentre quest'altra è il progetto dell'opera che deve realizzare, quindi eh, questo è proprio il drenaggio che avete visto che va a creare, non va a intervenire sulla cripta, ci conferma quindi la presenza di questi due corridoi eh, asimmetrici. E questo invece era il progetto più regolare che aveva intenzione di, di attuare, ma che evidentemente è complice anche il periodo, insomma siamo nel periodo della seconda guerra mondiale, evidentemente ci furono anche poi delle difficoltà che non portarono al compimento di, di quest'opera. Quindi lo scavo archeologico è stato importante perché ci ha permesso di eh, determinare che insomma buona parte della struttura della cripta è originale e non è stata oggetto di interventi di restauro cosa che non era del tutto scontata e ovviamente ha lasciato aperto numerosi punti interrogativi soprattutto perché noi non siamo riusciti a legarla con il resto del sviluppo della chiesa quindi noi abbiamo solo la storia in parte di cui manca tutte le ultime fasi per quegli scavi archeologici inizio del novecento manca da relazionarla con tutto il resto della chiesa Ma insomma questo speriamo che possa essere un futuro capitolo di, di indagine grazie Grazie. Grazie per l'intervento, anche per la svizzera precisione dei tempi che avete dimostrato. Io faccio solo una breve nota di, eh, di commento al, all'intervento davvero interessante su due questioni che a mio parere vengono sottolineate al di là del caso specifico, ma di carattere più metodologico generale. La prima è di per sé ovvia, ma è sempre bene ricordarlo, cioè la dimostrazione in un caso reale dell'assoluta Centralità della conoscenza storica, tecnologica, materica, archeologica come premessa alla comprensione e a qualunque gesto progettuale, fosse anche il più conservativo. E la seconda, che mi sembra pure implicita, ma che mi piace sottolineare, la dimostrazione come questo oggetto, anche dimensionalmente contenuto, eh, verifichi l'assunto che ogni. Edificio storico, la gran prevalenza di questi, più che un testo sia un palinsesto, cioè una, come dire, continua o a tratti discontinua opera di cancellazione e riscrittura, che proprio quel processo di conoscenza che dicevo prima, se attuata consapevolmente, come nel caso che avete brillantemente dimostrato, è chiamata a interpretare per comprendere e poi per progettare. Quindi grazie di questo di questo intervento. Una piccola chiosa. Eh... Eh, rispetto a quello che, che tu hai detto è che eh, speriamo che eh, come dire, il committente capisca anche lo sforzo perché eh, sia da parte mia ma soprattutto da parte dell'università c'è stato un investimento del tutto privo di, eh, di, di risorse se non quelle dell'università che io probabilmente per amicizia sono riuscito a chiedere perché su questo poi si gioca anche possibili interventi successivi perché mettere mano come dicevi al resto, almeno a un riordino della, della, della Chiesa, è indispensabile avere una premessa. Ecco. Da, da docenti, spesso facciamo volontariato culturale. Sì, sì, sì. In effetti, questo, però, questo... mi sembrava importante sottolineare l'importanza di questo contributo da un punto di vista dire, che va anche oltre l'eccellenza del caso specifico, ma proprio come impostazione metodologica eh, di conoscenza, ecco, anche per gli studenti che eventualmente ancora ci fossero e che se lo sono sentiti ascolto. dire e ripetere nei corsi di Olimpia di restauro e esatto. di recupero e conservazione ogni volta che glielo si ripete e che ce lo ripetiamo secondo me fa solo bene quindi grazie per il vostro contributo um, chiedo solo um, chiedo solo una conferma um, a olimpia del fatto che siano collegati ma li vedo li vedo qui e quindi li posso presentare eh, i prossimi eh, relatori relatori del, del intervento che peraltro chiude questa sessione pomeridiana Uh, uh, L'architetto Andrea Vaccari, non so se loro mi vedono, ma anche se non mi vedono, non si perdono nulla. Andrea mi conosce, sa che cosa intendo. E Sua Eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza. Vi ringrazio entrambi per aver partecipato a questi uh, due giorni di studi. Andrea Vaccari, architetto, titolare dello studio Asset Design in Pavia, insieme all'architetto Carlo Bergamaschi. Eh, collabora dal 2011 con la Fondazione Frate Sole di Pavia come responsabile del coordinamento e della progettazione delle sue attività culturali e dal 2005 è componente della Commissione Diocesana di Arte Sacra della diocesi di Pavia. Laureato in architettura presso il Politecnico di Milano, ha svolto il corso di alta formazione in progettazione di chiese presso l'Università degli Studi di Bologna, Scuola Superiore di Studi sulla città e il territorio, sede di Ravenna. Sua eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza ehm, è vescovo cattolico italiano dal 25 giugno del 2013, vescovo di Sesso Arunca. Dopo l'ordinazione cura particolarmente la formazione teologico-spirituale di sacerdoti e religiosi attraverso corsi ed esercizi spirituali in varie diocesi italiane ehm, per istituti e congregazioni. In modo particolare nel 2004 fonda il Centro Studi Sociali Bachelet Onlus per la formazione dei giovani alla sensibilità sociale e civile di cui è presidente e direttore del corso di cittadinanza attiva. È particolarmente impegnato nel mondo dei media attraverso giornali e conduzioni televisive di programmi divulgativi in reti televisive private e a larga diffusione territoriale. Eh, presentano il contributo dal titolo Restauro e progettazione per la valorizzazione del patrimonio religioso. Nel ringraziarli per essere qui, gli lascio la parola a voi. Grazie Marco, grazie professore Murandotti, e grazie alla professoressa Olimpianiglio e, e grazie a Monsignor Vescovo Piazza e, per questa possibilità. E, volevamo, noi siamo qui a, a Sessa Urunca, eh, a parlare dell'adeguamento liturgico eh, della cattedrale, e eh, in questo momento abbiamo avuto il primo incontro per i eh, lavori e eh, approfitto di questo. Restauro e eh, la progettazione per la valorizzazione del patrimonio religioso. Okay. So, innanzitutto, cos'è la progettazione? Eh, la progettazione è un insieme di fasi di pianificazione che partono da un'esigenza e arrivano a un risultato che può essere eh, realizzato in parte o in disatteso realizzato pienamente invece cos'è la valorizzazione la valorizzazione del patrimonio consiste in quell'esercizio di funzioni eh, e, e in quella disciplina di tutte le attività volte a promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione di questo patrimonio eh, gli attori principali nel, in un processo di valorizzazione e di progettazione sono la committenza, in questo caso la comunità e il vescovo, ma una committenza consapevole, che affida un progetto a professionisti competenti. Eh, sto dicendo, <ride> riferito a me, ma eh, sto facendo riferimento in generale. Noi abbiamo tanti esempi di questo in architettura, da Peggy Guggenheim con Wright, da Padre Couturier eh, con Le Corbusier, e qui in Italia da Monsignor, eh, dal Cardinale Allercaro con Alvar Alto. Ecco, eh, è tutto nato da una consapevolezza e da una competenza della committenza che ha un profilo competenza serio. Eh, C'è da dire che in questo caso eh, è il gesto, è la genialità dell'architetto che diventa eh, importante e, e finale, definitiva, l'estetica del gesto finale. Eh, in questo, che, questo processo, che vi, vi presento, non è più l'estetica del gesto finale, ma è l'estetica del processo, il processo che. Eh, chiaramente permettetemi con materiale umano buono, al processo che riesce in sé a dare un senso di eh, sicurezza e di eh, ottenimento del risultato. Eh, ci troviamo all'interno di una serie di concorsi eh, di adeguamento che si sono avvenuti dal 2020 a oggi. In questo caso Cremona, Belluna e Sessaurunca, i primi tre. Eh, Cremona, tra l'altro, eh, eh, c'è l'architetto Valdinoci presente, che ha vinto come eh, primo concorso. E poi c'è quest'ultimo concorso che è stato assegnato, che è di Sessa lunga. Eh, lo vediamo sul, sul sito eh, della CEI, eh, che questo eh, è stato avviato in diverse fasi. Il programma del, dei lavori è scandito proprio da queste fasi, eh, che sono lo studio di fattibilità, il concorso, l'approvazione del progetto esecutivo e l'inizio dei lavori. Queste sono considerate buone pratiche eh, al fine di ottenere un risultato soddisfacente. Eh, lo studio di fattibilità condotto è, diviso, è stato eh, diviso in una fase preparatoria che consiste in questi incontri della comunità che è guidata da un tecnico eh, indicato dalla CEC con il compito di accompagnarla nel processo di realizzazione dell'evento. In questi incontri eh, la comunità tratta temi tecnici, eh, temi locali, temi religiosi, temi quotidiani, temi normativi, anche le norme eh, sono molto importanti e sono da considerare fin dall'inizio, temi manutentivi, temi di sostenibilità. Eh, queste, relazioni vengono, queste indicazioni vengono raccolte e eh, la comunità eh, presenta un, eh, un documento che si chiama documento preliminare alla progettazione eh, che servirà per il, la seconda fase del concorso. Eh, in questo caso vi presento brevemente il, eh, il bando, il documento di... Eh, di preparazione di, di preliminare alla progettazione, eh, dove si identificano una genesi eh, e una richiesta e una motivazione dell'intervento con, eh, eh, con una racconto della comunità e degli organismi che la, che la compongono e quindi eh, la, i consigli diocesani, gli enti civili. E, e la comunità normale. Dopodiché c'è un, eh, un, un, un descri una descrizione del contesto eh, nella quale la cattedrale è inserita e eh, il rapporto tra la cattedrale e, e gli altri enti a livello civile e a livello religioso. Eh, eh, una breve descrizione storica, eh, delle informazioni riguardanti l'attività la liturgica sviluppata, eh, l'indicazione dei luoghi liturgici e le indicazioni eh, sull'esigenza sia dei luoghi liturgici sia del programma iconografico. A tutto questo, con tutto questo viene concluso con degli aspetti importanti che sono il quadro normativo all'interno del quale per, ci sono vincoli artistici, storici, archeologici e eh, vincoli tecnici, oltre eh, chiaramente a una valutazione economica corretta. Eh, questo non è valido per tutte le, le, le comunità, questo è quello che hanno fatto nel particolare eh, eh, la comunità di Sessaurunca, che è, un, è, un, è uno strumento. Eh, che è stato cospicuo e, e, e molto dettagliato. La seconda parte mh, passa dalla committenza alla progettazione, al professionisti, e quindi eh, è la fase del concorso con la pubblicazione del bando, i professionisti eh, eh, danno una manifestazione di interesse alla quale viene verificata come compatibilità. Eh, alla fine di questa prima fase c'è un sopralluogo nell'area di progetto dove c'è eh, un in, no nella seconda parte c'è una consegna del progetto nella prima fase e poi un sopralluogo nell'area di progetto eh, per, per l'incontro e, e per la verifica eh, di alcune indicazioni di alcuni proget del progetto fatto in questa fase viene scremata la vengono scremate le, le, le proposte eh, arrivando a circa cinque e quindi si attiva la seconda fase dove eh, la giuria dà delle indicazioni in particolare e i progettisti cominciano a, a lavorare per produrre il documento finale che avrà l'esito della giuria, che subirà l'esito della giuria. Eh, è importante l'interdisciplinarietà di, di questa... Questo concorso, perché viene proprio richiesto eh, la, la disponibilità di architetti, artisti e liturgisti. Questo per far capire che il, il lavoro, il progetto finale, non è l'esito del gesto eh, estetico del singolo, ma della costruzione anche da parte della professionalità di un, un, un dialogo. Cioè, questo dialogo che continua prima tra, tra, tra la committenza, poi nella, nella, tra i professionisti, una volta ottenuto il lavoro, con l'approvazione del progetto esecutivo, dialogo tra eh, committenza e professionisti. E quindi successivamente hanno i lavori che avranno il loro iter con inizio, can, inizio lavori, cantiere e fine lavori. E, spesso questo processo edilizio eh, appunto sembra dover essere condotto solo da TIA professionalità, per poi alla fine Andrea, Andrea, perdonami se ti interrompo, scusami, siccome la rete salta un pochino, posso chiederti di spegnere il vostro video? Che magari miglioriamo un momento la trasmissione? Sì, certo, uh, vedo un pochino. Scusami per l'interruzione, ma così ci rende più semplice anche seguire il tuo Assolutamente. ragionamento. Assolutamente. Assolutamente. Se ci riusciamo, naturalmente, altrimenti va bene così. Ok, grazie. Bene. Okay. Allora, il... quello che volevo dire è che il, il processo di rizzo... Spesso arriva a proporre un, un progetto che gli altri devono solamente eh, acconsentire. In questo caso, non è più solo il progetto che, viene, che, 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 la, che parte della committenza subisce, ma è un progetto che viene costruito insieme. E volevo solamente indicare questa come buona pratica, una buona pratica che non dà. Eh, l'indicazione ehm, la sicurezza di avere un, un, un prodotto finale eh, bello assolutamente esteticamente che piacerà a tutti ma avere un prodotto finale che ha eh, una serietà e ha un, eh, una condivisione ecco questa è eh, una buona pratica per la valorizzazione del bene, e in questo caso il bene di cui parliamo è un bene religioso esistente, è un bene eh, che ha una, una bellezza eh, incredibile. Io ve lo faccio vedere solo con questa foto. Mi scuso perché ero, eravamo d'accordo per vederci direttamente in cattedrale e abbiamo avuto delle difficoltà e, e per gli orari, e quindi eh, vi faccio vedere solo questo. Ma eh, questa è un'indicazione che poi consentirà alla comunità di condividere questo prodotto e di valorizzarlo loro stessi. Io ho, ho finito, e volevo eh, chiedere a Monsignor Vescovo Piazza se è possibile eh, che, che spenda due parole su questa, su, su questa cattedrale e riattivo il, togliendo la condivisione. Okay. Intanto buonasera a tutti, È il piacere di ritrovarci in un contesto scientifico di approfondimento di temi così delicati e importanti oggi. Mi aggancio ad alcune cose che ho sentito, eh, relativa anche al, all'intervento conservativo. In questo caso la nostra cattedrale, che è una cattedrale romanica, con un pavimento musivo bizantino, con un ambone di assoluta bellezza, ma con una parte superiore di... Intervento barocco, quindi eh, si vede la composizione di epoche che evidentemente concorrono tutte a raccontare il vissuto di fede di un popolo, di una comunità che nella bellezza della chiesa abitata dalla loro fede evidentemente si sente rappresentata da, da questi modelli simbolici così importanti. Per cui anche l'intervento conservativo. È sempre generativo non è mai la fissazione cristallizzata di quanto possediamo di fatti ho finito il restauro della cattedrale e quindi la conservazione però è diventata generativa perché? perché la memoria che raccoglie tutto questo vissuto di fede per poterla valorizzare bisogna renderla leggibile, fruibile e quindi tradurla nel vissuto di chi oggi interpreta la propria fede con linguaggi nuovi e soprattutto riconoscendosi in quella comunicazione simbolica che la fede ci porta a vivere nei vari momenti della nostra storia. E qui eh, l'elemento conservativo diventa generativo perché inserisce all'interno di questa struttura così complessa elementi nuovi di questo nostro tempo. Quindi la valorizzazione in questo caso... Generativa perché raccoglie una memoria. Scusate. Io. che sia armonizzabile, ovviamente, con quanto ricevuto. Consegnando in questo modo. È la stessa vicenda della tradizione fidei a coloro che verranno. Per cui, come c'è una successione dal romanico al barocco e così via, ci sarà questo nostro intervento che conserva la stessa identità del luogo, ne trasforma il senso della fede e lo racconta attraverso un nuovo modello simbolico che abbiamo costruito in questa nostra struttura di concorsuale in cui Ecco, vorrei fare il secondo intervento. Si è parlato di interdisciplinarietà, io ho applicato un altro metodo, io teorizzo la metadisciplinarietà perché eh, voglio rispettare il metodo espositivo e anche di pensiero di ogni singola disciplina. Io non sarò mai un architetto, non sarò mai un artista, posso solo invidiare gli artisti ma sono uno che ha praticato il mondo universitario per circa 35 anni e sono abituato alla riflessione, al confronto, al dialogo, per cui in questa struttura concorsuale ho voluto applicare la sinergia, ma in questo caso dinamica articolata, possiamo parlare di armonia di differenze, composizione di differenze, in cui ogni soggetto in campo doveva esprimere la propria competenza col proprio metodo, con la propria sensibilità. Ecco, l'artista non sarà mai il teologo, l'architetto non sarà mai il teologo, come il teologo non sarà come eh, l'architetto o come eh, diciamo artista capace di poter sintetizzare tutto. Forse al committente, al vescovo, più che la capacità di sintesi viene chiesta la capacità di ascolto. Cioè l'opportunità. Quel condiviso che è la vera vittoria della valorizzazione innovativa all'interno di una continuità storica, di una continuità di elementi che, per quanto vada, ecco, sono ormai cristallizzati di fronte ai nostri occhi. Non è facile presentare un elemento discontinuo all'interno di una realtà dove la, le persone sono abituate a vedere ormai in modo fissato un elemento, ecco in questo caso conservazione significa cristallizzazione, accendere la dinamica dialogica tra i vari ambiti e camminare insieme veramente in modo sinodale, la sinodia, la carovana, siamo una piccola carovana, in cui ogni competenza concorre a realizzare l'unico progetto condiviso e che deve rispondere. A due domande perché si fa questo perché si fa questo e poi nasce il come ecco perché la metadisciplinarietà nel rispetto dei metodi dei linguaggi di ogni singola competenza deve però focalizzare l'elemento più delicato e la messa a punto di questo ecco perché io ho voluto incontrare tutte le competenze all'interno della cattedrale raccontare storica di questo luogo, la sensibilità di questo luogo e guarda caso ha vinto proprio chi ha saputo interpretare attraverso linguaggi simbolici, artistici e strutturali ovviamente, è proprio quella sensibilità che crea la dinamica continuità-discontinuità appunto generativa verso un prossimo futuro. Io non mi pongo molto la domanda su come sarà recepito questo, perché in questo caso ogni intervento punta a fare quella che noi chiamiamo tecnicamente la mistagogia. È un termine che forse voi non possedete, ma che io posso in questo momento in breve chiarire. È un occhio, il vescovo è collocato in cattedrale in modo trasversale rispetto al transetto, perché deve avere un occhio verso la porta, la storia, il mondo, la realtà, il quotidiano e l'altro occhio verso il mistero che celebra. Ecco, tenendo conto questo doppio sguardo che, una se che sembra quasi dissassato, ma invece collimante nell'unico momento celebrativo, che è poi per la nostra cattedrale molto importante: ridare all'altare una centralità che non ha mai avuto. Pensa e questo gruppo in cui si inserisce adesso il Vescovo per la parte realizzativa, continuando il dialogo, senza forzare la mano, ma eh, esprimendo con chiarezza, io ho avuto a che fare anche con artisti con abbiamo avuto, come sempre, li parlava di Le Corbusier, evidentemente Rochambe non è nata semplicemente da un dialogo, ma il confronto è stato serrato è molto spesso critico dove le ragioni teologiche e le ragioni delle intuizioni della, della sensibilità dell'artista dovevano confluire sulla risposta il perché e del perché e il perché è continuare a comunicare il vissuto della fede il perché è il destinatario l'uomo di oggi che vive la sua vicenda multiculturale fluida eh, se vogliamo frammentata talvolta lacerante Consegnando un momento di sintesi esistenziale dove sanno raccogliere anche nella diversità di stili di questa cattedrale in cui si inserisce questo nuovo stile dell'artista e della struttura. Che è stata curata anche dal punto di vista liturgico, ecco, un nuovo linguaggio della fede che significa valorizzare tutto quanto abbiamo vissuto finora. Ecco, questo intervento valorizzerà anche il pavimento musivo bizantino, certo, come valoriz valorizzerà Lambone con i suoi mosaici, ma a sua volta pretende, come giusto, che abbia la sua dignità e il suo valore, perché si propone come istanza da aprire verso un futuro che dobbiamo ancora vivere. Credo di aver dato anche il senso e la qualità di questo nostro dialogo e se ci sono domande siamo a vostra disposizione. Sono scomparsi. Vi, vi ringraziamo senz'altro per l'intervento. Non so se volevate aggiungere ancora qualche, qualche cosa, altrimenti io ho una semplice... Commento ecco alla, alla bellissima presentazione che avete fatto: anzi, due piccole note diciamo a margine: una eh, nasceva dalla sottolineatura di come un intervento conservativo sia anche generativo, e quindi sul tema che mh, insegue il rapporto tra identità e senso, che apre un ragionamento che è anche di carattere filosofico estetico, e quindi va naturalmente anche ben oltre i confini disciplinari e scientifici che questo convegno si è dato, ma che dire, mi piace che in qualche misura ne chiuda eh, gli interventi per aprire una riflessione anche più ampia, e la seconda, più la specifica disciplina. sul tema eh, del progetto, eh, che ci è stato in qualche modo raccontato nelle sue fasi e nei suoi obiettivi e che è intrinsecamente, vorrei dire etimologicamente, almeno nella sua versione latina, un gettare in avanti un proicere che quindi implica eh, evidentemente una direzionalità dell'intento e una visione dell'intento che, però, affonda le sue radici nel presente e anche nel passato. E che in qualche misura richiude, se è un progetto consapevole, in quel gesto, eh, la continuità, come dire, di una eh, storia e di una memoria e la adatta alle trasformazioni del tempo corrente. Quindi, vi ringrazio eh, per uh, questo contributo e che chiude peraltro questi due giorni di studi. e Chiamerei eh, qui a tirare le fila di questo, di questo intervento. I due organizzatori, eh, i colleghi amici Olimpia e Luigi Carlo. Se posso usare solo i nomi, ma vi posso anche chiamare per cognome, ma mi riesce un po' meno spontaneo. E quindi io chiudo questa sessione e se non vi sono altri interventi dalla platea o dai relatori, eh, lascio poi la parola eh, per le conclusioni. Olimpia, prego. Grazie. Marco, ti chiedo di restare qui al tavolo con noi, a cui si unisce adesso Massimiliano Savorra e Luigi Schiavi. Monsignor Piazza, io colgo l'occasione per ringraziarla, ehm, mi scuso se l'orario forse programmato non era quello che era stato. Siamo abituati alle emergenze, stia tranquillo. <ride> Grazie mille, io ringrazio tantissimo anche l'architetto Vaccari per questa bellissima Grazie. presentazione, bellissima opportunità perché, da quanto ho anche capito, è la prima volta che presentate a un pubblico esterno all'interno di un convegno questo progetto quindi per noi è stato un ulteriore grande onore grazie ecco adesso um, eh, io mm, vorrei che anche qualcuno dal pubblico potesse intervenire abbiamo avuto due giornate veramente intense però molto molto interessanti molto stimolanti e quindi eh, sarei felice se eh, anche gli studenti ovviamente che vedo tutti lì in fondo come sempre si mettono in fondo anziché stare davanti ecco poteste intervenire e dare qualche suggerimento anche sul prosieguo di queste attività perché queste due giornate di studio ci hanno dato una grande opportunità secondo me quella di iniziare Uh, un interessante dialogo uh, tra l'accademia, l'università e le istituzioni su dei temi comuni, perché il tema della piazza Leonardo da Vinci, il tema della cripta sono temi appunto di interesse comune, e su questo bene comune, dobbiamo ora, credo, unirci e eh, lavorare in maniera sinergica proprio a livello trasversale, questo è molto interessante. Abbiamo visto un po' anche già i risultati delle due giornate odierne su questo. Ecco, eh, io gradirei che qualcuno del pubblico potesse intervenire. Alessandra, tu che ci hai seguito tutti questi mesi, no? Non so, la dottoressa Invernizzi, che è stata con noi già ieri, sarei felice se anche Fiorella, tu sei venuta da Bologna. Mi farebbe piacere se potessi anche tu dirci, no. ecco. La professoressa Fiorella Dallari, professoressa geografa dell'Alma Mater di Bologna, membro Icomos, e tante altre cose che ci racconterai te. Io dirò solamente due parole perché mi considero proprio, scusate questa espressione, spuria, geografa, economia, però come mai qua a sentir parlare di patrimonio religioso? Perché in questo mezzo secolo che ho trasformato, come dire, ho passato all'università e tutto all'Accademia di Bologna, alla, alla nostra alma mater, a quale sono molto legata, nel mio percorso sul territorio o a piedi, come mi diceva, mi ha insegnato il mio maestro, geografo, che studiava ed era professore qui a Pavia, quindi sono legata anche a Pavia. Io nel mio percorso sono arrivata al patrimonio religioso. Quindi, non solo perché sono credente, ma perché è una realtà geografica, fenomenica che è più di ogni altro rappresenta il nostro mondo. Quindi gli studi dell'UNESCO, le, le, le ricerche di quanto è grande il patrimonio religioso in tutto il mondo, è il più importante in tutti i paesi del mondo e noi siamo la culla, cioè l'Europa e soprattutto la regione mediterranea, eh, scusate questo discorso che non, non si avvicina troppo alle chiese, nel senso ma poi io ci lavoro con le chiese, è, è, è una... Noi siamo la culla, soprattutto il Mediterraneo, la regione mediterranea e in particolare il cuore pulsante in tutti i sensi è l'Italia. Questo è un fatto numerico, storico e io penso che lo sentiamo anche. Forse questo ci direi che sul tema della conservazione e della trasformazione di questo patrimonio, questa presenza così forte nel nostro paese ci... Personalmente a volte mi mette in difficoltà, non ho quella elasticità che noi vediamo, per esempio, nei progetti della dei paesi scandinavi. Ci sarà una motivazione. E quindi per me è stato molto importante venire qui e, soprattutto, la cosa che più ho apprezzato è la presenza degli studenti. Scusatemi, ma sono loro che sono il nostro futuro, sono loro che devono essere secondo la loro. Percezione, se so, secondo i loro sentimenti, secondo la loro visione, che come sappiamo nella conservazione non è detto che sia sempre la medesima, e quindi siamo noi qui che dobbiamo imparare da loro per vedere il futuro, che perché tutto quello che vogliamo vedere. Io sono una cattolica praticante, per cui per me il futuro è anche questa visione spirituale e quindi mi vedo impegnata anche a livello della mia chiesa, della mia parrocchia, a contribuire alla conservazione, però cerco sempre di trovare dei confronti. E quindi il fatto di sentire anche questo ultimo intervento mi ha colpito molto di come ci sia questa volontà che, di cui a volte... Mi sento una volontà che non mi sembra che a volte sia così diffusa come vorrei e è stato veramente un grande piacere. Poi vedere gli amici di ICOMOS, che insomma io come sono geografa non amo l'architettura, amo il patrimonio religioso e mi auguro che ci siano altre occasioni, speriamo di fare anche qualche occasione anche a Bologna e perché no, e, e poi, soprattutto, un altro tema a cui, mi che, eh, a cui sono molto legata è quella dei pellegrinaggi del Consiglio d'Europa, eh, di cui coordino i comitati scientifici. E che adesso vogliamo recuperare quella dimensione di spiritualità. Ci sembra strano, ma la dimensione di spiritualità nelle Romee maggiori, le tre Romee, la francigena, la, la germanica e la strata non è così marcato, per esempio, rispetto al cammino di Santiago di Compostela. E questa è una differenza fondamentale. E su questo ci stiamo lavorando, per cui staremo, stiamo facendo un rinnovamento di, di queste Romee nella logica di, non di luogo in luogo, ma di chiesa in chiesa. Questo è il nostro obiettivo, con l'obiettivo anche di aprire delle chiese, perché se noi non le usiamo... Non ha significato, cioè è la valorizzazione che è la differenza tra conservare e non conservare. Non è la conservazione in sé, questo è almeno quello che io penso nei miei limiti, diciamo, accademici. E quindi, eh, ad esempio, l'altra idea, e ve la pongo qui e finisco con questa idea, stiamo pensando a fare i ristori spirituali. Lungo, ad esempio, stiamo guardando sulla Francigena, ci stiamo già lavorando, ma anche sulla Germanica e lo stesso sulla strada, con il collegamento con gli altri, diciamo, l'altro pellegrinaggio di Cerillo e Metodio, per cui abbiamo, eh, è quello di trovare dei luoghi della, spirituali che si aprono ai pellegrini o a, quello, a chi arriva per avere una riflessione spirituale. E questo è l'ultimo obiettivo che stiamo portando avanti, però è chiaro che l'accoglienza di un luogo dove si respira questa spiritualità, e questo lo dobbiamo molto anche agli architetti, devo dire, quindi è molto importante. Quindi grazie a Olimpia che mi ha invitato, sono contenta di essere venuta e di aver partecipato a questi due giorni veramente intensi e grazie a tutti i relatori e soprattutto agli studenti. passiamo la parola ad alessandra ferraresi ti ho, ti ho, ti ho volevo, volevo semplicemente dire due cose anch'io grazie agli studenti non mi sarei mai aspettata cioè adesso tu dici ma tu non mi stimavi come insegnante non mi sarei mai aspettata dei, dei progetti comunque così interessanti e eh, chi dovrà scegliere il più bello, come si suol dire, avrà da, eh, così, da, da lavorare, da pensare. Ma e soprattutto mi è piaciuto l'entusiasmo di questi studenti, come li ho visti lavorare nella preparazione della mostra, come li ho visti qui, come hanno presentato i loro progetti. E l'altra cosa che vorrei dire è che eh, tra poco, eh, ho finito questo convegno, io andrò, eh, come forse qualcuno di voi, andrà all'ultimo pezzettino della presentazione del progetto integrato di, della cultura e a, a San Michele. Ecco, eh, qui c'è eh, Andrea Vaccari che come sapete tutti è eh, figlio di Vittorio Vaccari, che è stato l'anima del, eh, del, del restauro di San Michele, no? dal punto di vista della proposizione. Ecco, io penso che ce ne vorrebbero tanti di persone come Vittorio Vaccari eh, che a Pavia... Eh, Abbiano questo entusiasmo e vorrei che, eh, da questo convegno ed anche da tante cose che si dicono, nascesse da parte delle persone che hanno a cuore questa città eh, la volontà di collaborare eh, e di trovare degli obiettivi comuni, perché altrimenti non, non se ne viene fuori se ognuno sta lì a coltivare solo il proprio piccolo orto, non ne, non ne caviamo niente. Ecco per cui mi che eh, da questa esperienza e magari anche dal fatto che persone come te vengono da fuori e ci hanno portato come dire delle esperienze nuove eh, come dire mettere insieme far, far eh, sedimentare questa queste queste esperienze diverse rispetto, a, diciamo, a quelle più locali, ci possa servire per avere uno sguardo più ampio e una voglia di davvero di collaborare per posso dire forse esagero però un po' per salvare questa città, no? Perché se San Michele è sicuramente un successo, ci sono tante altre cose che vanno salvate, salvaguardate e a ragione lei valorizzate, cioè nel senso di eh, renderle fruibili e utilizzate per la città. Ecco, basta, grazie. Ringraziamo Alessandra Ferraresi, che devo dire in questi mesi ci è stata molto vicino. Se non, insomma, se non fosse stato per questo incontro veramente molto interessante, non staremmo neanche. Sinceramente, qui perché non avremmo iniziato il lavoro con la cripta, forse avremmo fatto un'altra cosa. Ma per noi adesso è veramente molto importante continuare proprio questo dialogo con la città che abbiamo voluto fortemente. Ieri, infatti, tutti quelli che hanno partecipato hanno visto rappresentanze qui della città: è venuta l'assessore, tutti i presidenti e ordini professionali, e la presidenta della fondazione dei musei, dei musei appunto. Della, eh, sia civici che della, del, dell della diocesi no? del, del museo diocesano, ecco scusami, non mi veniva correttamente la parola, e, e quindi è stato. Eh sì, però è stato molto interessante questa, questa presenza, ma soprattutto il dialogo che si è aperto, e nella condivisione, e poi soprattutto appunto di una centralità che avete capito ho fortemente voluto, ossia quella degli studenti. Devo dire che non è che l'ho voluta per la prima volta, io sono vent'anni che lavoro così. Quindi eh, per me, prima di tutto, viene lo studente, poi. Tutto il resto penso che lo hanno capito anche loro in questi mesi, dove non mi sono credo mai veramente risparmiata all'interno della classe, tutte le attività che abbiamo fatto. Eh, perché credo assolutamente fortemente in questo. Poi, semmai scompaio per un po', però poi per quando devo fare le cose sono assolutamente presente, eh, veramente eh, disponibile. Perché ci credo molto. E credo soprattutto nella formazione delle generazioni. Io ho già miei ex studenti che sono professori all'università e questo è molto bello e, e mi sento gratificata nel vedere questi risultati di persone che oggi condividono poi con me scelte che loro fanno a loro volta con gli studenti. E quindi io credo e spero che, cioè, continuerò sicuramente sempre su questo cammino. E, e spero appunto di co condividere sempre tutto questo anche con i miei colleghi adesso qui a Pavia. Ecco, io volevo invitare eh, sia Luigi Schiavi che appunto Marco Murandotti che Massimiliano Savorra a um, esprimere anche il loro parere su queste due giornate. Ora Marco è arrivato oggi, ma eh, soprattutto forse Luigi e Massimiliano che ci hanno seguito. Grazie. Ma guarda, non mi sottraggo uh, all'invito anche perché anche se ho visto i lavori dei ragazzi, che peraltro conosco in parte anche perché alcuni di loro sono stati miei studenti fino a un paio di settimane fa nel corso di recupero e conservazione che, degli edifici che tengo qui a Pavia, eh, abbiamo ragionato spesso con Olimpia nell'organizzazione di questo lavoro, diciamo, didattico e poi scientifico durante il semestre e mi sembra da Pavese impegnato da tanti anni sul tema della conservazione del patrimonio e della sua valorizzazione, un'ottima eh, occasione per innestare un'attività didattica con una riflessione scientifica, con, e queste sono già due delle missioni dell'università, con una altrettanto importante fase di interazione di interlocuzione con le realtà attive del territorio che è la terza fase, eh, la, diciamo il terzo asset relazionale dell'università. Credo che l'esempio, diciamo il caso di studio che sia stato scelto, si presti molto bene all'interazione di queste tre dimensioni, quella didattica e scientifica vanno in qualche modo da sé, sono autoesplicative. Soprattutto la terza, perché rispetto a un patrimonio così ricco che la città di Pavia offre per, come laboratorio a cielo aperto di attività didattica e sperimentale, eh, la cripta che, di Sant'Eusebio che è stata scelta eh, ha una sua natura di, mh, come dicevi tu giustamente, bene comune eh, assai... Poco conosciuto rispetto al suo potenziale di conoscenza e di fruizione, adesso parlare di valorizzazione si aprirebbe un tema che non è questa, nella sede né nell l'ora: per fare che credo costituisca il valore aggiunto di questa, di questa iniziativa. Eh, così come l'altro potenziale, diciamo da docente che crede e pratica da tempo, eh, la. Mh, il travaso delle conoscenze maturate nelle mani degli studenti, eh, l'ingaggio, l'engagement degli, degli studenti in qualche cosa che può avere un futuro generativo di idee, eh, anche da guardare da lontano, come dire, da ex studenti che rimangono però coinvolti nelle vicende di una città che per alcuni casi è la loro e per altri non lo è, ma lo è stata, sono tutti ragazzi del quinto anno, quindi diciamo... Non voglio portare sfortuna a nessuno eh, parlando di prospettive future anche perché tra poco ci vediamo per gli esami quindi non è il caso di farlo però ecco il fatto di avere un'attività didattica che ha un suo intrinseco orizzonte futuro di potenziale sviluppo credo che sia qualche cosa che arricchisca l'esperienza e in qualche modo motivi all'impegno e quindi mi sembra questo di poter dire anche se devo guardare più nel dettaglio le tavole una una per una, ma questo lo farò dopo. E quindi grazie Olimpia per il lavoro fatto e per le collaborazioni che io sono certo si attiveranno su questo e su altri temi a livello locale e a livello anche internazionale. Grazie. Io de devo dire. Eh... Che questi due giorni sono stati molto molto interessanti e forse addirittura al di sopra delle mie aspettative nel senso che ho, eh, ho imparato molto ho imparato delle letture eh, ho imparato cercherò di capire meglio di imparare meglio delle letture che mi sono venute da alcuni interventi che per me erano del tutto nuove ad esempio la questione delle prospettive della, del diritto canonico sui temi della, dei, dei beni culturali devo dire eh, vanno a toccare dei tasti eh, utili anche per uno storico dell'arte che non siamo abituati a, 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 ad attivare, quindi sono stati due giorni intensi e, e decisamente ricchi e, che stimoleranno una riflessione. E, e quindi questo è un primo dato. Il secondo è quello della necessità di incontri di questo tipo: cioè dico delle cose banali e ovvie, Pavia è un è una grande capitale dell'arte della, dell eh, antica, medievale in particolare, e, mh, è un luogo privilegiato, un luogo ideale dove fare la nostra professione, dove esercitarla eh, insieme agli studenti, dove fare ricerca, dove fare didattica. Eh, quindi penso che eh, incontri di questo tipo debbano essere frequenti, direi che dovrebbe essere una sorta di osservatorio permanente, è bellissimo trovarsi qui tra due dipartimenti. Eh, che ehm, devono eh, dialogare sempre di più perché eh, insomma, io ho imparato molto anche dal, dal modo con cui voi eh, lavorate con i vostri studenti, non è, lo st non è simmetrico alla nostra didattica e sicuramente potremo, eh, potrò importare tutta una serie di idee ehm, nella... nella, nella, nella eh, promozione dell'attività anche degli studenti e nella, eh, nel, nello stimolarli a un'attività pratica che forse i nostri studenti di studi umanistici sono meno portati eh, a fare. Quindi eh, auspico che questa collaborazione possa andare avanti su più fronti, anche quello didattico, e, mh, e penso che sia molto importante esserci trovati qui a ribadire la necessità che un'università storica come Pavia sia un po' al centro no, della riflessione sui beni culturali locali. Ehm, assolutamente insieme alla sovrintendenza che eh, ci ha onorato della, della sua presenza in questi due giorni e sollecitando sempre di più anche il, il confronto con le istituzioni locali che eh, dovremmo imparare sempre a dialogare sempre meglio non sempre è stato facile non è sempre facile ma eh, sono ottimista sul fatto che eh, lo si possa fare sempre meglio in, in futuro quindi grazie Olimpia per <ride> Io non posso che accodarmi ai miei colleghi Marco e Luigi, nel ringraziare Olimpia, gli studenti, voi tutti per queste due giornate di intensi lavori. Mi fa molto piacere aver ascoltato quest'ultimo intervento, in particolare l'intervento del Monsignor Piazza, perché effettivamente ci fa riflettere anche sul ruolo del tempo rispetto alla storia e come noi siamo chiamati ad essere nel nostro tempo. Uh, quello che è venuto fuori da questi due giorni, e credo che questo sia una cosa a cui Olimpia, come dire, devo ringraziare doppiamente Olimpia, è di aver fatto, come dire, ancora di più capire l'importanza della storia, storia dell'arte, dell'architettura, storia, storia in generale, proprio perché non c'è progetto senza uh, storia. E in questo devo dire che uh, sono molto contento dell'intervento anche dell'amica Fiorella sull'importanza dei ristori. Mi ha molto colpito questa cosa. Io mi auguro che possano esserci un giorno dei ristori anche della conoscenza, oltre che della fede e della spiritualità. E voglio augurarmi che la cripta, la cripta che è stata oggetto demone dei vostri eh, ultimi tempi, possa essere uno di questi ristori della conoscenza. Uno di quei momenti in cui fermarsi e capire l'importanza che si ha sempre ogni qualvolta si interviene sulla nostra realtà. Grazie Olimpia. Se ci sono altri che vogliono intervenire siamo felicissimi, altrimenti consentitemi di dire ancora grazie a tutti voi, ma soprattutto grazie ai miei studenti perché vi posso assicurare che senza di loro non sarebbe stato possibile tutto questo. Eh, e quindi invito adesso però gli studenti ad accompagnare le persone qui in sala che ancora non hanno potuto vedere, ma soprattutto ai commissari che dovranno dare dei voti a, a osservare per bene i progetti eh, e quindi accompagnarli eh, nello spiegare eh, le loro finalità del progetto che è stato proposto. Grazie e speriamo di ritrovarvi presto qui a Pavia. Grazie.